Ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Sondrio. Vediamo i titoli di questa sera. Il Museo Nazionale della Montagna di Torino apre un'ala dedicata a Walter Bonatti, alpinista ed esploratore dubinese d'adozione. La direttrice Daniela Berta, lavoro imponente durato 3 anni. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana interviene sulle infrastrutture per le Olimpiadi invernali del 2026. Serve seguire il cronoprogramma e accelerare su alcune opere perché siano pronte. La nuova Sondrio Calcio domenica alle 14.30 ospita il fanalino di coda Missaglia Maresso per i biancazzurri, primi nel girone B di promozione. L'obiettivo è allungare sulle inseguitrici. Allora vediamo i servizi. Il Museo Nazionale della Montagna di Torino ha aperto un'esposizione permanente dedicata a Walter Bonatti, un'iniziativa nata con la donazione da parte degli eredi nel 2016 dell'intero archivio dell'alpinista ed esploratore accademico del CAI e membro dei Ragni di Lecco. L'archivio Bonatti è ricco e vasto quanto la sua esperienza, attrezzatura alpinistica, appunti e dattiloscritti, interviste e filmati, onorificenze e documenti, 60 anni di corrispondenza e di ritagli stampa e circa 110.000 fotografie. Il percorso dell'esposizione permanente comincia mettendo in dialogo vecchi chiodi arrugginiti, suole di canapa, cunei di legno, accanto a medaglie d'oro, riconoscimenti e onorificenze assegnate al campione. Da qui si dipanna la storia di Bonatti, dalle imprese giovanili alle amarezze del K2, dalle vittorie alle tragedie, alla capacità di ricominciare, coinvolgendo sempre il grande pubblico nelle proprie avventure. Tutto è raccontato attraverso immagini, lettere, ritagli di giornale, abiti, attrezzature alpinistiche, fotografiche, disegni, tracciati, documenti, filmati. Una postazione con monitor touch consente inoltre ai visitatori di consultare una selezione di oltre 500 documenti conservati nell'archivio. È un progetto importantissimo che giunge a coronamento di una serie di attività che abbiamo condotto negli ultimi anni attorno all'archivio Walter Bonatti. Abbiamo schedato, abbiamo digitalizzato, abbiamo reso fruibile anche online questo incredibile, ricchissimo patrimonio, dando vita già nel 2021 a una grande mostra temporanea itinerante che nell'autunno sarà a Bolzano e poi oggi finalmente rendendo disponibile in forma permanente uno spazio proprio dedicato a Walter Bonatti. È un lavoro davvero imponente. Le attività di archivio, quelle di studio dei materiali, di schedatura, sono durate 3 anni grazie al lavoro di 3 archivisti sempre qui presenti in sede in archivio, coordinati dallo staff del museo. E poi l'esposizione è stata prodotta internamente con il supporto di Angelo Ponta e Roberto Mantovani, che ci hanno accompagnato in tutto il percorso, coordinato dalla conservatrice dell'archivio Bonatti, Veronica Lisino, e in collaborazione con tutto il resto dello staff della nostra istituzione. Presidente Fontana, la sua prima visita dopo la sua rielezione. C'è un appuntamento importante, quello delle Olimpiadi. A che punto siamo e quali prospettive ci sono? Abbiamo settimana scorsa avuto questa cabina di regia a Venezia, abbiamo ancora una volta fatto il punto sulle diverse opere pubbliche che devono essere realizzate, il commissario ingegnere Sant'Andrea ha presentato un cronoprogramma, io credo che si debba sicuramente seguire quel cronoprogramma e magari porre qualche accelerazione su alcune opere che arriverebbero proprio a pelo, quindi stiamo lavorando in maniera efficiente, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere pubbliche, la società che è stata costituita. Confidiamo che sarà un'ottima Olimpiade. Basta inquinamento, è l'ora di agire, il tempo sta scadendo. No,
oggi è una giornata molto importante, siamo riusciti a organizzare qua lo sciopero a Sondrio e di per sé non è che questo sciopero risolva i problemi, è l'insieme di azioni di informazioni che riescono a fare sentire la nostra voce. È importante far sentire la voce di noi, di tutti, non solo studenti, non solo giovani, ci sono tantissime persone a questo sciopero di tutte le età ed è importante fare sentire la nostra voce e far dire che così non va bene, che a noi così non sta, non va bene come stanno affrontando le cose i governi e non va bene come stanno andando le cose. Noi vogliamo farci sentire, vogliamo dire no, a noi così non va bene, dobbiamo agire. Cosa chiedete? Allora, noi chiediamo giustizia climatica, chiediamo di far sentire la nostra voce, chiediamo che venga messa più attenzione, venga data più importanza al nostro futuro e quindi che riusciamo a dare dei soldi per le energie rinnovabili, riusciamo a trovare nuovi metodi, che gli scienziati vengano ascoltati, che è da anni che ci dicono che le cose non vanno bene, che abbiamo superato 6 dei 9 limiti oltre cui la Terra va al collasso. Dobbiamo ascoltarli, dobbiamo ascoltare le loro idee e le loro proposte per riuscire a superare la cosa e riuscire a contenere i 2 gradi di aumento. E questo, noi chiediamo di essere ascoltati e di dare voce alla scienza e di dare voce alle persone per il loro futuro. Che messaggio vuoi lanciare? Informatevi, tutto, dovete cercare su internet, dovete cercare la fonte attendibili, dovete chiedere, non avete paura di non sapere, dovete informarvi perché il futuro è nostro, noi saremo le future persone che andranno al governo, che formeranno un'azienda, che faranno qualsiasi cosa nella vita e noi dobbiamo informarci per essere dei buoni cittadini, per essere per gli altri e per noi stessi. Si è tenuta l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea di Daniele Pigoni e Patrizia Caraveo, dedicata ai colori delle stelle, una mostra spaziale anche dal nome, un incontro interessante tra arte e scienza. Sono veramente molto felice di poter ospitare questa mostra. C'è stato un percorso abbastanza lungo con Daniele, però siamo arrivati. È sempre così. Siamo arrivati a vedere questa meraviglia che è il mulino, cioè il mulino sembra fatto apposta per la mostra e la mostra fatta apposta per il mulino, direi che è un matrimonio perfetto. Sono molto felice di poter conoscere la professoressa Caraveo e non vorrei rubarvi altro tempo, ma vi dico benvenuti al mulino Sala Cris di Bormio. Grazie. E in bocca al lupo per tutto. Nel corso del vernissage, l'artista ha spiegato le ragioni che lo hanno portato ad esplorare lo spazio con uno sguardo inedito. Per quanto mi riguarda è stato un percorso abbastanza lungo, che è partito tanti anni fa. Io ho sempre avuto un approccio all'arte tramite la materia, quindi ho sempre usato la materia in modo simbolico. Affrontando gli argomenti che mi interessano da vicino come uomo, come essere vivente. Quindi sono passato da una concezione egocentrica ad una visione più estesa, come appartenente a un genere e ultimamente agli esseri viventi in senso esteso, quindi ho avuto la necessità di passare a un elemento che mi ricordasse questa appartenenza, quindi il carbonio. Il carbonio, che all'inizio mi sembrava già di per sé estremamente coinvolgente, evocante, però poi studiando l'argomento sono stato attratto da questi colori che arrivano dalle stelle tramite gli spettri stellari e che io ho visto come una sorta di messaggio, e quindi è nata l'idea anche di collaborare con un'astrofisica per capire se fosse possibile trovare un punto di intesa, un punto di incontro virtuale fra arte e scienza. La prima contro l'ultima, la nuova Sondrio Calcio scende in campo alla Castellina domenica alle 14:30 contro il Missaglia Maresso.
I valtellinesi comandano il girone B di promozione con 47 punti a 5 lunghezze dall'Arcellasco seconda e arrivano dalla vittoria in trasferta contro il Costa Masnaga per 4-1. I brianzoli invece sono il fanalino di coda del girone con soli 5 punti e sono reduci da una sconfitta per 3-0 proprio con l'Arcellasco, ultima di una serie di 6 gare senza conquistare alcun punto. Sulla carta è una delle partite più facili in assoluto per i biancazzurri, visto anche che al Missaglia manca solo l'aritmetica per sancire la retrocessione. Ma mister Fabio Fraschetti non si fida, proprio il tecnico non sarà della partita perché è squalificato fino all'8 marzo. Al suo posto in panchina ci sarà invece il vice Tiziano Togni. Non ci saranno neppure Andrea Viviani e Guillermo Busto, anch'essi squalificati, e proprio quest'ultimo una vera spina nel fianco nel corso del match di domenica scorsa contro il Costa Masnaga. Per il resto sono tutti a disposizione per cercare di allungare, ipotecare il primato, sperando anche in un passo falso delle inseguitrici. Roberto Bolognesi, prefetto della provincia di Sondrio, ha portato il suo saluto istituzionale ai carabinieri della stazione di Villa di Chiavenna ad accoglierlo tutti i vertici locali dell'arma. Il prefetto, dopo aver visitato la struttura e appreso le caratteristiche organizzative e operative del presidio, ha espresso al comandante provinciale e a tutti i carabinieri presenti la sua profonda gratitudine e apprezzamento per il contributo offerto nella lotta ad ogni forma di illegalità. Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.